Inaugurazione della sesta edizione del Master di Diritto Penale delle Imprese e dell'Economia con un convegno inaugurale, con quale spirito ci si propone? Ci apprestiamo a questa edizione offrendo ai nostri iscritti il maggior numero possibile di argomenti da affrontare, da approfondire in relazione al diritto delle imprese e dell'economia dal punto di vista del penalista. Abbiamo scelto per la giornata di oggi un'introduzione generale sui temi di grande attualità che interessano questo settore e un approfondimento dedicato alla sicurezza nei luoghi di lavoro. I ragazzi che si sono iscritti, che sono già professionisti in parte, che già frequentano le aule giudiziarie come praticanti o come avvocati, si aspettano una formazione specialistica in questi settori che, come si dirà nel corso del convegno, rappresentano quelli di maggiore attualità e di interesse per le nuove attività professionali. In particolare la responsabilità d'impresa, che rappresenta un settore nuovo ma tuttora da approfondire, sarà per loro un'occasione di lavoro, speriamo, importante. Siete diventati un punto di riferimento post-universitario? Lo speriamo, perché l'Università di Bologna è l'unica di quelle statali che offre un approfondimento di questo genere e contiamo che gli iscritti siano sempre più numerosi. Quest'anno quasi tutti provengono da fuori, dalla regione Emilia-Romagna. La prevenzione del rischio nei luoghi di lavoro è uno dei temi di questo convegno, avvocato. Sì, certo, è uno dei temi legati sia in astratto all'aspetto generale del Master in Diritto Penale dell'Economia, sia in concreto rispetto alle problematiche attuali che purtroppo ogni giorno ci ricordano l'esigenza di questo effetto di prevenzione. Quanto c'è bisogno di master come quello appunto del diritto penale nelle imprese dell'economia e quanto c'è bisogno di formazione nel mondo degli avvocati e dei penalisti? Ce n'è bisogno perché il quadro normativo su questo ambito è in continuo divenire, ma soprattutto è necessitante di una continua capacità di meglio affrontare le problematiche pratiche. È importante la formazione del giurista, dell'avvocato, ma non solo dell'avvocato, del giurista in generale in questo ambito, proprio perché, ripeto, la normativa spesso è anche necessitante di correzioni e devo dire l'apporto del pratico può essere utile anche in questa direzione. La Fondazione è vicina a questo master? Ma assolutamente sì, anzi la Fondazione si complimenta per quello che è il costante impegno che i docenti dei corsi di laurea di giurisprudenza dedicano al territorio ravennate, ma ancora di più per quello che sono riusciti a sviluppare in questi anni proprio proponendo master di estrema attualità e innovazione che vediamo in questo caso hanno raggiunto già la sesta edizione a conferma proprio dell'attualità e dell'importanza delle tematiche trattate. Io credo che Ravenna stia aprendo un nuovo percorso di città universitaria e la possibilità di attivare un numero sempre crescente di master, ma con una specificità chiara e con una reale ricaduta professionale, sicuramente rappresenterà un punto di eccellenza anche per questo ambito. Anche Confindustria è vicino a questo master? Sì, Confindustria fin dalla prima edizione è stata vicina a questo master. Chiaramente Confindustria tiene molto al fatto che l'università sia anche a Ravenna e in Romagna, quindi per di più questo è un master che riguarda appunto il diritto sulle imprese, quindi ci riguarda molto da vicino in una tematica che purtroppo è sempre più importante e sempre crescente. Quindi diciamo che il patrocinio è sempre una cosa ormai dovuta perché crediamo in questo progetto. Leggi più semplici e meno burocrazia? Sarebbe bello, però purtroppo non è così. Non parlo a livello italiano, ormai a livello internazionale. È chiaro che la conflittualità purtroppo nel nostro mondo aumenta sempre e quindi c'è sempre più bisogno appunto di questi servizi.